Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi di crash riguardo a Fortnite, ovviamente sul nuovo capitolo G di Fortnite. Quindi in questo caso dirigiamoci un attimo sulla schedina esegui e andiamo su percento local update percento, fai ok. Andiamo un attimo sulla cartella di Fortnite game, save, config, crash report client, ed eccoli qua. Cancella tutte queste cartelle, elimina tutte queste cartelle, cancella anche la cartella crash report e infinire Windows client, e andiamo a cancellare game user settings e cancelli anche questo. Una volta fatto andiamo un attimo nella libreria di Epic Games, tre puntini, gestisci, verifica. Una volta fatto andiamo un attimo di nuovo su la schedina esegui, local update, facciamo ok, vai su Fortnite game, save, config, Windows client. Ora quello che ti resta da fare è che quando vai ad aprire Fortnite uscirà di nuovo quel documento game gamersettings.ini, e poi una volta che è apparso nella cartella dobbiamo solamente modificarlo. Quindi anche se avviate Fortnite e vi crasha, lo stesso uscirà questo documento. Quindi io adesso vado ad avviare Fortnite. Trovare impostazioni migliori, facciamo conferma, ricerca delle impostazioni. Ed eccolo qua. Indietro. Ora quello che ci resta da fare, chiudere un attimo, andare un attimo sulle impostazioni, impostazioni. Ok, qui tutto a posto, anche con la risoluzione. Io chiudo di nuovo Fortnite. Come puoi vedere è tornata la game user settings. Chiudo un attimo questa cartella. Vado di nuovo in Fortnite game, save, config. Come puoi vedere è tornata anche la cartella crash report client, ma questa volta con una sola cartella, Windows client, e ci clicco sopra sul game user settings. Ora andiamo fino a giù fino a trovare le risoluzioni adatte. Quindi in questo caso quello che vi consiglio di fare è che quando Fortnite crash può anche crashare in base alla risoluzione. Quindi io ora vado anche sulle impostazioni di Nvidia. Vado su regola dimensioni e posizione del desktop. Metto schermo intero. Applica proporzionamento su scheda video. Risoluzione metto 1920x1080. Se non dovesse funzionare questa risoluzione 1920x1080, puoi anche cambiarla, tipo per esempio faccio 1780 80, oppure per fare più in fretta fai CTRL più H, sostituisci, trovi il 1920 e lo sostituisci con 1780 80 e fai sostituisci tutto. Ed eccolo qua, 1780x1080, così cambiamo anche la risoluzione a Fortnite. E su risoluzione qua mettiamo 1750x1080. Quindi io adesso vado su modifica della risoluzione, vado su personalizza, mi crea una mia risoluzione, quindi faccio risoluzione personalizzata e faccio 1780x1080, faccio prova,
Ed eccola qua. Sì. Ok, abbiamo creato anche la 1780x1080, facciamo ok. Vai di nuovo su regola, dimensioni e posizioni del desktop. E andiamo a mettere 1780x1080. Così poi quando andiamo ad avviare Fortnite ci sarà la risoluzione 1780x1080. Quindi io ora chiudo qua. Qui faccio salva, chiudo qua e non mi resta che avviare Fortnite. Ed eccolo qua. Ora vado nelle impostazioni. Impostazioni. Finestra schermo intero. E faccio applica. Quindi, se avete avuto un crash anomalo su Fortnite in base alla risoluzione adatta sia al desktop che al gioco, fate come ho fatto io, cancellando varie cartelle per il crash report client, eliminando così il game user settings.ini, cambiando anche le impostazioni di risoluzione sul pannello di Nvidia e fare anche una verifica a Fortnite. Farla più volte. Se non bastasse, chiudi Epic Games e aprilo come amministratore e poi apri Fortnite. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, ci sono altri tutorial sul canale che vi potrebbero servire per sistemare l'errore e come ridurre anche la texture al gioco per aumentare gli FPS. Guardateli. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!